Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, come vi ho anticipato nel video precedente, abbiamo finito con i calendari dell'avvento perché ormai il periodo è finito, chi voleva comprarlo l'ha acquistato, se no non arriverebbe in tempo per quando dobbiamo aprirlo, il 1° dicembre. Ma continuiamo con l'idea regalo, perché è un'idea regalo per Natale, da regalare, da regalarsi, ma anche per un compleanno, per una festa, per un presente, perché no? Questa è un'idea che secondo me è molto carina, è una box di Zalando che mi è stata inviata dal brand, che ringrazio. Allora, I'm all yours. È carina, fatta in questo modo, il prezzo è di 49 euro, ma è scontabile, tenete d'occhio perché ci sono sconti del 20, 25, 30% e contiene i prodotti best sellers, secondo loro, dell'anno. Quindi è anche carina come idea. Non solo per il Natale, ma Capodanno, perché no? O anche da regalarsi, o se si vogliono questi prodotti. Io direi di andarla a questo punto ad aprire, perché ancora è chiusa, e iniziamo a vedere che cosa contiene. Vedete, è tutto ancora chiusa, ok. Vedo così che è una bella box ricca. Iniziamo a vedere che cosa può contenere. Intanto, Starskin, buon brand per quanto riguarda le maschere. Questi sono dei calzini esfolianti, quelli per i piedi, quelli che in teoria dopo un po' di tempo fanno la pellicina che sfoglia. Li provo perché io utilizzo ed è sempre degli altri con cui mi trovo bene, ma perché no? Proviamo anche questi. Ok, ci sta. Quanto tempo devono stare in posa? 60-90 minuti. Li provo e vi faccio sapere. Metto nella mia box. C'è un po' di tutto, non so se c'è una particolarità o se sono indecisa. Tantissimi prodotti. Parto da sinistra e vado a destra. Ok, Coco & Dave Leica Virgin Super Nutri maschera per capelli. Super nutriente. Allora, Coco & Dave ultimamente mi piacciono i prodotti, quindi questa la provo più che volentieri. Eccola qua, la quantità è un 60 ml, è chiusa e comunque ha la sua confezione. Eccola qui, una maschera per i capelli con cocco e fico, è super nutriente. Ok, cosa altro c'è qua dentro? Ok, in booklet dove spiega tutto. Sì, ok. Coco & Dave mi piace molto lo scrub, ma anche lo shampoo mi è piaciuto. Quindi sono contenta di poter provare un altro prodotto. Mi hanno detto da sinistra a destra. Ok, Pai Resurrection Girl maschera idratante da quantità? 20 ml, la maschera idratante penso per viso. Ok, non sento il profumo. Ok, con la mia pelle mista preferisco prodotti magari opacizzanti o purificanti, ma comunque un idratante per l'inverno ci può stare. E poi Pai è un ottimo marchio. Continuiamo in questo modo. Scandinavisk Hygge Danish Na Scented Candle, oh, una candela da 65 grammi, è svedese, questo qua che è Higgy. Andiamo ad aprirla assolutamente. Bougie Parfumé, lo dici il profumo? No, andiamo ad aprirla. Vediamo. Ok. No, ma è bellissima, guardate. È proprio fatta così con il tappo in legno. Mi ricordano molto quelle di Ave May. Buona, sa di pulito. Sa di pulito. Ecco, finita quella che ho qui, direi che questa la metto subito su perché mi piace e sa proprio di pulito. La rimetto dentro solo perché non si vada a rompere. Ottimo, poi le candele in inverno. Allora, poi abbiamo Aveda Nutriplenish Light Moisture Idratazione Leggera maschera trattante idratazione leggera da 25 ml. Ecco qui, ci piace una maschera leggera che può essere anche un balsamo. Aveda, Aveda e Aveda. Quindi abbiamo il prodotto per i capelli,
della Cocco Endeavor più nutriente, e questo che può essere per tutti gli usi. Cos'è questo? Ah, il foglietto che contiene tutto e indica anche gli ingredienti, quindi importante anche questo. Andiamo qui, apricot, faccia il patches. Ah, patch per il viso con acido ialuronico per la riduzione delle rughe della fronte. No, vabbè, cioè, scusate. Ah, sì. Proprio una confezione con tanti patch dentro, fatti in questo modo, ed si applicano un'ora, da un'ora a tutta la notte. No. Geniale, geniale, soprattutto se molle le rughe in questa zona oppure tutta la parte, perché qui fa vedere che si può applicare anche in tutta la zona. No, vabbè, geniali, io questi li provo assolutamente e vi dico, cioè, se sono validi, miei. Andiamo avanti. Qui troviamo un pennello della Prime Vegan Pro. Luvia. Vediamo se dice qualcosa. Star Skin. Luvia. Luvia Cosmetics. Ok, è un pennello, dice da blush, ma si possono fare tutti gli utilizzi. Molto morbido, mi ha fatto qualcosa di simile, secondo me, tempo fa, me lo ricordo. Effettivamente questo da blush e da terra, o bronzing come si dice, è molto morbido, sintetico, mi piace, lo proverò. Aspettate, la plastica va qui, sto facendo la differenziata intanto che faccio il video. Ultimi tre prodotti, sempre da sinistra a destra. Allora, Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Questo è un travel size da 15 ml e il setting spray ci servono sempre. Fatto così, fantastico. E sapete che non l'ho provato? Ho provato il primer, ma questo no. Quindi super felice di poterlo provare. Assolutamente ottimo prodotto. Il getto è bello vaporizzato, oltretutto. Adesso spero che non abbia alcol perché sennò con le candele qua facciamo. Però mi piace ed è, trovo che sia un prodotto molto valido. Ultimi due. Isadora, che non ho sentito ma non conosco. Hyde Impact Lift and Curl Mascara. Mascara liftante ed incurvante. 10 secondi. Cosa vuol dire? Beh, andiamo a vederlo. Ok, l'applicatore è fatto così. Il colore è bello nero, anche se non si dovrebbe testare un mascara sulla mano, ma per vedere il colore che mi sembra bello nero e dovrebbe andare ad incurvare in 10 secondi. Beh, io sapete benissimo che testo continuamente mascara e quindi li proviamo. E abbiamo l'ultimo prodotto, dopodiché la box è completamente vuota. E l'ultimo, così a occhio, mi sembra un full size della Up Circle, una crema viso idratante da 60 ml. Up Circle, sì. Crema viso ed illuminante, ok? Cruelty free, vi ho già detto la quantità, credo, 60 ml. A questo punto andiamo ad aprirla. Bello! È in vetro, ma che bello! Con il tappo in metallo è fatta così, quindi senza pellicola. Molto, mi piace, nutriente ma non eccessiva. Oh, e ha un profumo fantastico, non capisco se dice cosa c'è dentro. Ah, plastic free. Aspettate,
plastic free, ora ha ragione. Mi piace molto e sono davvero curiosa, contenta di tutta questa box perché ci sono tutti i prodotti che ho apprezzato davvero tanto. Ma a questo punto, che profumo! Fantastico, questa la metto via delicatamente ed eccoci qui, la box a questo punto è finita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se come idea per un regalo oppure per un'idea regalo Natale oppure da autoregalarsi quando ed è magari con gli sconti anche, perché è un periodo che ci sono tantissimi sconti, vi può piacere. Quali di questi prodotti vi incuriosiscono? Ho trovato che sono dei travel size formato vendita, quindi già cosa molto apprezzata. E niente, come sempre spero sia stata utile, avevi dato qualche idea in più ed è tutto per di compagnia ovviamente. E vi do appuntamento al prossimo video, come sempre altri del regalo. Alla prossima, ciao!